sarò presente a Catania in occasione dell'udienza del processo a Matteo Salvini. Invito tutti voi a partecipare, sono stati previsti 3 giorni di dibattiti su diversi temi. A Catania sarà la festa della libertà dei cittadini, delle imprese, del lavoro. Nessuno ovviamente contesterà i magistrati, sarà un modo di stare vicino al nostro leader Matteo Salvini. Sarà un momento di confronto. Matteo Salvini in questi giorni ha fatto pubblicare sul sito della Lega 50 pagine della sua memoria difensiva, quella che ha mandato in tribunale a Catania. Senza filtri e censure, tutti possono farsi un'idea di cosa abbia fatto Matteo Salvini e perché. Ha difeso il nostro paese, l'ha fatto con orgoglio e giustamente rifarebbe tutto quello che ha fatto. È importantissimo essergli accanto perché questo procedimento nei suoi confronti è un processo contro tutti noi italiani. In queste ore stiamo assistendo a una fortissima presa di posizione di tantissimi italiani che stanno dimostrando la loro vigilanza al leader della Lega. Ma devo dire che ce l'aspettavamo, perché ricordiamolo, ciò che ha fatto Matteo Salvini da ministro è ciò che gli italiani gli avevano detto di fare votandolo. In questi giorni assistiamo sbigottiti al solito spettacolo dell'invasione. Siamo quasi a 24.000 arrivi, contro i 7.000 degli arrivi dello stesso periodo quando Matteo Salvini era ministro. Intanto i centri di accoglienza sono al collasso, clandestini in quarantena scappano dalle strutture. La mangiatoia è ripartita e tantissimi immigrati nelle nostre città finiscono poi per bivaccare o spacciare. Matteo Salvini è stato l'unico a combattere con coraggio e impegno contro il business e l'immigrazione, facendo crollare gli sbarchi e bloccando gli scafisti, le ONG e tutti coloro che lucrano sull'accoglienza. Andare a Catania vuol dire anche ribadire che l'immigrazione a tutti i costi è un danno sociale ed economico e che l'Italia deve aver diritto di limitare gli sbarchi anche chiudendo i porti a ONG e barconi degli scafisti. Sarà anche un modo per rivendicare il nostro prima agli italiani, perché soprattutto ora, in un momento di crisi economica, vanno sostenuti economicamente prima i nostri connazionali in difficoltà. Lo ripeto, chi processa Matteo Salvini processa anche noi, anche gli italiani che si oppongono all'immigrazione senza freni.